Ha fatto tappa a Napoli questa mattina la campagna educativa itinerante Circoliamo, rivolta ai ragazzi delle scuole elementari e medie per sensibilizzarli sul corretto smaltimento dei lubrificanti esausti. A promuoverla è il consorzio obbligatorio degli oli usati, da 30 anni impegnato nel recupero e riutilizzo di questi rifiuti che, se non smaltiti correttamente, sono estremamente pericolosi. Nella sola provincia di Napoli il consorzio ha raccolto nel 2011 più di 6.000 tonnellate di olio usato, raggiungendo in tutta Italia oltre il 95% del potenziale raccoglibile. C'è un 5% che manca da un potenziale inquinante notevole, che è quello essenzialmente dovuto ai privati, quelli che cambiano l'olio alla macchina da soli, alla propria barca da soli o alla motocicletta. I privati non sanno che hanno a che fare con un rifiuto pericoloso, ed il motivo per cui noi appunto facciamo queste campagne divulgative come Circoliamo è proprio per informarlo e dire al cittadino: cerca di non utilizzare, di non cambiare il lubrificante da solo, vai in un'officina, ma se proprio lo vuoi fare da solo, cerca di adottare tutte le precauzioni e soprattutto vai all'isola ecologica comunale. A bordo dei tir promozionali allestiti in Piazza Vittoria, all'incontro con i ragazzi delle scuole che nel villaggio allestito dal consorzio hanno partecipato al gioco dell'olio per imparare, divertendosi, a rispettare l'ambiente e il proprio territorio. Si può inquinare il mare, può far male a noi e a tutti quanti. E ci aiuta a capire già da piccoli di aiutare l'ambiente a essere più educati anche contro le altre persone che vogliono un ambiente pulito. La campagna informativa Circoliamo, patrocinata da Comune, Provincia e Regione, raggiungerà entro l'anno 59 province italiane. È possibile comunque contribuire allo smaltimento telefonando al numero verde del consorzio 800 863 048 o collegandosi al sito in sovraimpressione per ricevere informazioni e il recapito del raccoglitore più vicino.